A Teramo, consiglio comunale straordinario sulla situazione delle scuole, in particolare sull'emergenza del convitto liceo delfico di Piazza Dante. L'incontro, convocato su richiesta dei consiglieri di opposizione, è stato voluto per fare il punto sull'edilizia scolastica e sull'impegno delle istituzioni locali, comune e provincia, nella gestione di questa crisi. È una situazione che, in attesa che arrivi l'istanza di dissequestro per il delfico, che come sapete io ho chiesto fin dall'inizio che potesse arrivare in tempi ragionevoli, brevi e certi, proprio per creare le condizioni affinché possa esserci un rientro al delfico, anche eventualmente parziale. Ecco, in questa fase c'è il tema della individuazione di spazi da poter destinare alle cosiddette scuole jolly. Dunque, comune e provincia sono al lavoro per trovare la location più adeguata dove realizzare la scuola jolly. La provincia punta sull'area antistante la d'Alessandro, mentre il comune pensa all'area del parcheggio San Francesco. Ritengo possa essere interessata da un intervento di una nuova struttura scolastica, su cui occorre fare però delle verifiche anche tecniche, è l'area sovrastante il parcheggio di Piazza San Francesco, un'altra area che ritengo più centrale ovviamente rispetto alla d'Alessandro, che comunque è in città, quindi non c'è nessuna delocalizzazione, e che consente appunto di avere anche un potenziamento degli spazi scolastici in una fase in cui dobbiamo mettere a sistema la ricostruzione delle scuole comunali, che ha la sua pianificazione, a questo punto anche in collaborazione con la provincia, perché c'è anche il tema Forti di Teramo 5 che deve essere definito nel rapporto con l'ente provincia. L'opposizione dal canto suo critica l'immobilismo dell'amministrazione comunale di questi anni sul fronte scuole. 6 anni e mezzo di nulla, nonostante i soldi, nonostante ordinanze che andavano in deroga ai contratti, quindi immobilismo totale. Questo è il risultato, e ovviamente il classico è la punta di un iceberg, o meglio, diciamo così, la ciliegina su una torta che è veramente avvelenata. E quindi da questo oggi ci rendiamo conto, o meglio, si rendono conto in città, i cittadini, gli studenti, le famiglie, che non è stato fatto niente. 6 anni e mezzo con un'ordinanza del 2021 che dava poteri totali al comune e soldi.